Incontro all'ombra della quercia, l'alba di un'amicizia tra Beagle. In una soleggiata mattina di primavera, sotto l'ombra di una maestosa quercia, Mirea, una dolce Beagle dal manto lucido e occhi pieni di curiosità, incontrò per la prima volta Mia e Calimero. Mia, con i suoi capelli dorati come il miele, e Calimero, un Beagle cucciolo dal carattere esuberante, erano alla ricerca di un'amica con cui condividere le loro avventure. Fu un'amicizia che sbocciò in un istante. Mirea, con la sua natura gentile, si unì a loro con una promessa non detta di amicizia e avventure condivise. La quercia divenne il loro rifugio segreto, un punto di incontro per esplorare insieme il mondo circostante. Le giornate trascorrevano veloci tra giochi e corse sfrenate nei prati fioriti. Mia rideva a crepapelle vedendo Calimero e Mirea cacciarsi a vicenda, in una danza gioiosa che solo i cuori puri possono comprendere. Un pomeriggio, mentre il sole dipingeva il cielo di arancio e rosa, i tre amici scoprirono un sentiero nascosto. Mossi dalla curiosità, decisero di avventurarsi oltre l'orizzonte noto, promettendosi di proteggersi a vicenda. Il sentiero li condusse in una valle incantata, dove fiori parlanti e alberi danzanti li accoglievano con una melodia dolce e avvolgente. Era un mondo dove l'amicizia regnava sovrana, un luogo che sembrava aspettare solo loro. Mirea, con i suoi occhi scintillanti di meraviglia, fu la prima ad avventurarsi tra i fiori parlanti, seguita da un entusiasta Calimero e una Mia incantata. Insieme, scoprirono che la vera magia risiede nell'amicizia. Quando il cielo si tinge di stelle, i tre amici, stretti l'uno all'altro, promisero di custodire il ricordo di quella giornata nel profondo dei loro cuori. La valle incantata era diventata parte della loro storia. Tornati sotto la quercia, mentre l'alba colorava il cielo di nuovi sogni, si resero conto che l'avventura più grande non era il luogo che avevano scoperto, ma il viaggio fatto insieme. Con il passare delle stagioni, quella quercia vide crescere un'amicizia indissolubile. Mirea, Mia e Calimero capirono che, non importa dove li portasse il cammino, sarebbero sempre stati insieme, uniti dall'amicizia nata in una soleggiata mattina di primavera.